Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Ben ritrovati con l'approfondimento. Per la prima volta alla 54esima edizione, la Barcolana è vinta da una barca timonata da una donna. È la Deep Blue e lei non è una sportiva qualunque, ma è Lady Google, al secolo Wendy Schmidt, moglie di Eric Schmidt, ex CEO di Mountain View. Dopo anni di pandemia e di meteo avverso, troppo vento o troppa bonaccia, al termine di una settimana ricca di eventi con la città che ruggiva di riscatto e divertimenti, la regata si è disputata nelle migliori delle condizioni atmosferiche. Sole caldo e vento continuo, forte quanto basta, perché le barche da competizione potessero volare sull'acqua e le altre correre all'insegna della festa. Sono sufficienti 57 minuti e 47 secondi a Deep Blue per tagliare il traguardo, con randa piena e fiocco piegata di tribordo. Pochi secondi dopo tocca alla barca italiana Arca dei fratelli triestini Benussi, vincitori di tante sfide e detentori fino ad oggi. Arrivano alla linea dopo una lotta sul filo dell'onda e all'ultimo refolo di vento. Deep Blue ha una partenza bruciante su tutte le altre 1600 imbarcazioni al colpo di cannone dell'Amerigo Vespucci, ma Arca le è subito addosso. Viaggiano appaiate a lungo, poi Arca rompe una vela ed è come se un pistone si fosse sbiellato alla Ferrari di Leclerc. L'esperienza e la maestria consentono alla barca di tenere fino alla fine, ma non di sorpassare il siluro blu statunitense. La vela cade in acqua e l'equipaggio non si ferma a raccoglierla, una grave scorrettezza secondo il regolamento di Barcolana, e nel pomeriggio arriva la protesta, un atto che potrebbe comportare la squalifica. Dunque un'edizione che, dedicata alla sostenibilità, si è svolta anche all'insegna del femminile, un equipaggio di sole dipendenti donne della Coop per chiedere l'allungamento del congedo di paternità, con al timone la skipper Francesca Klapcic e poi proprio la filantropa Wendy Schmidt, che ha vinto anche il trofeo generali Women in Sailing, messo in palio da generali e destinato all'inclusione e alla solidarietà. A proposito di solidarietà, si è fatta sentire anche l'avvertenza Vart Sila, con striscioni a terra e su rimorchiatori, e l'attenzione per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Burlo di Trieste, alcuni dei quali hanno vissuto la gara a bordo di una corvetta della Capitaneria di Porto. Con loro anche ragazzi vincitori di un concorso della RAI. Dunque Barcolana 54 varca l'oceano ed entra nella bacheca del New York Yacht Club, ma lo spirito della regata, la più partecipata al mondo, resta a Trieste, con l'obiettivo di celebrare il mare dei triestini e degli appassionati del mare e della vela. Bastava fare un giro per le affollatissime rive assiepate di stand. All'ormeggio c'era un mondo di natanti variegati e di tutte le dimensioni, dai pochi metri della barchetta di famiglia alle imbarcazioni da competizione. Petizione lisce e scintillanti, con equipaggi agguerriti e vestiti tutti con divisa di bordo, dalle barche come caichi con vela latina ai lussuosi yacht in legno, con sempre più donne al timone.